Grazie al 2014 la OP ha costituito la propria rete aziendale di codice rosa, che nel corso del tempo si è progressivamente ampliata, comprendendo, oltre ai medici di pronto soccorso, ginecologi e pediatri, anche medici specialisti che si sono formati per questo particolare aspetto, divenendo un supporto indispensabile anche per la corretta identificazione dei casi non dichiarati. In particolare, l'attuale delibera aziendale, la numero 1003, del 21-10-2022, prevede la nomina di una task force che coinvolge tutte le aree specialistiche presenti in azienda, con individuazione di referenti altamente specializzati. Nella gestione del codice rosa, il pronto soccorso, oltre ad essere la porta d'ingresso al percorso, è anche il principale snodo da cui si dipartono tutti i vari percorsi di supporto alla nostra assistita. Infatti, secondo le necessità, possono essere attivati tutti i percorsi specialistici necessari, tra i quali la radiologia, l'oculistica, la chirurgia maxillofaciale, l'ortopedia, nonché l'area psichiatrica e psicologica. Data la competenza acquisita dai nostri specialisti, il percorso può essere bidirezionale, cioè se un caso arriva per altri motivi alla loro osservazione e loro intravedono possibili segni patognomonici di violenza, possono segnalare e attivare il percorso di codice rosa direttamente.